mercato variabile significa che abbiamo delle macchine in grado di leggere la presenza della vegetazione e quindi di dosare poi le concimazioni, i trattamenti, eventualmente anche le irrigazioni per creare quella differenziazione che le macchine, che io chiamo stupide, cioè quelle che svolgono sempre la stessa operazione allo stesso modo, non riescono a svolgere. Mi spiego con degli esempi. Quando noi abbiamo un filare di vite e andiamo a fare dei trattamenti, un filare magari molto lungo, all'interno di questo filare, per la variabilità del terreno, per la variabilità delle piante, possono avere delle piante più o meno sviluppate. Una macchina cosiddetta stupida, che è quella che utilizziamo oggi, va a distribuire la stessa dose per tutte le piante. Una macchina invece intelligente, cioè in grado di leggere attraverso delle telecamere la differenziazione della vegetazione, è in grado di distribuire in maniera differenziata, cioè ciò che farebbe manualmente l'uomo quando ancora le operazioni si svolgevano a mano, tutte a mano. Ok? E sotto questo Sì. aspetto c'è anche una grande valenza, diciamo, di carattere ambientale. La stessa cosa per quel che riguarda le concimazioni. Ecco, se noi in un vigneto, perché noi trattiamo il vigneto principalmente, se noi in un vigneto andiamo a distribuire a tutte le migliaia, milioni di piante la stessa dose di concime, in effetti creiamo delle ingiustizie, cioè nel senso che abbiamo la pianta meno vigorosa che ha bisogno di una quantità maggiore di concime e quella invece esuberante che proprio non avrebbe bisogno di concime. Ecco. Farlo con le macchine che utilizziamo oggi non è possibile, perché la distribuzione è sempre la stessa. Farlo con una macchina a ratio variabile, e questa è la parte oggi applicabile. Poi abbiamo una parte che invece potrà essere il futuro, e noi abbiamo già portato di queste macchine in campo, ossia ci possono essere delle macchine, anzi ci sono già però, per problemi di costi, per problemi di anche autorizzazioni, perché queste possano girare, eccetera, la cosa sarà in divenire Sì. probabilmente. Abbiamo delle macchine che sarebbero in grado di uscire dal garage, dal capannone, una volta programmate andare all'interno di un vigneto che è stato precedentemente mappato, eccetera, a svolgere autonomamente di giorno, di notte, eccetera, determinate operazioni. Questo porterà in futuro, per esempio, se parliamo di macchine che vanno a fare i trattamenti, ad esempio, dove la presenza dell'uomo sarebbe anche bene che non ci fosse, per essere sinceri, avremo macchine che andranno autonomamente in campo a svolgere questa funzione. Oppure, che posso dire, oggi stiamo vivendo, ad esempio, giornate molto calde, quindi capiamo che la presenza dell'uomo è sicuramente problematiche. Queste macchine non sentono il caldo, non sentono il freddo, non si accorgono se piove, non piove, eccetera, potrebbero svolgere quelle operazioni in maniera autonoma. Però questo è ancora, diciamo. Certo, insomma, tutto chiaro. Io la ringrazio di questa panoramica molto esaustiva. Staremo a vedere, insomma, gli sviluppi a partire sicuramente dalla prossima edizione, naturalmente, di Vite in Campo e da tutte le attività in generale che voi di Condifesa TVB vi prodigate a mettere in atto anche per informare in generale la collettività di tutto il mondo agricolo.